Buongiorno a tutti! Oggi vedremo come trovare casa, trouver un logement, in Italia. Il video è diviso in due parti. Nella prima parte vi mostro come leggere un annuncio, interpretare un annuncio, e nella seconda parte vi mostro con dei dialoghi cosa potete dire quando volete vedere una casa o un appartamento. Prima di cominciare devo fare una premessa. Nel video vi spiego solo come prendere una casa o un appartamento in affitto e non come comprare una casa o un appartamento. Cosa significa in affitto? En location. Quindi se dico cerco un appartamento in affitto, significa che cerco questo appartamento per un periodo limitato e che pago una somma di denaro, un montant d'argent, ogni mese, chaque mois, al proprietario di questo appartamento. La parola affitto è fondamentale in questo contesto perché ci sono molte espressioni che la contengono. Per esempio, in affitto, en location, prendere un appartamento in affitto, prendre un appartement à location, trovare un appartamento in affitto, cercare un appartamento in affitto, eccetera. Affittare, louer, l'affitto, che è le loyer in francese. Il contratto d'affitto o di locazione per il contrat de bail o de location e l'espressione affittasi che è molto usata negli annunci per gli appartamenti e significa a lui. Volete scoprire qualcosa di più? Allora guardate il video! Buona visione! Allora, gli annunci per le case e gli appartamenti, che possiamo chiamare anche annunci immobiliari, avete la parola immobilier anche in francese, sono abbastanza difficili da capire. Perché? La lingua sì è standardizzata, ma le espressioni sono poco chiare, anche perché sono scritte molto spesso in un pessimo italiano. Sono scritte molto molto male. Adesso vi mostro degli annunci reali e cerco di analizzarli per voi, d'accordo? Ma prima di cominciare penso che sia necessario capire almeno i nomi delle stanze di una casa, des pièces d'une maison. Quali sono le stanze di una casa? L'ingresso, la cucina, il soggiorno o il salotto, la sala da pranzo, il bagno, la camera da letto, il terrazzo o la terrazza, la cantina, il ripostiglio, il corridoio. Bene, dopo questo possiamo provare a capire il contenuto degli annunci. Cominciamo. Je dois le lire parce que bon, je ne peux pas la prendre par cœur. Voilà. Allora, Spilimbergo Centro affittasi ampio appartamento termoautonomo di 130 metri quadrati, composto da ingresso ampio, soggiorno, sala da pranzo, la ponctuation est optionnelle, cucina con ripostiglio, tre camere da letto ampie, doppio servizio, tre terrazzi, cantina, canone 550 euro mensili. Allora, Spilimbergo è il nome di una città, di ville, e centro si riferisce alla posizione dell'appartamento all'interno della città. Centro significa che si trova al centro della città e non nella periferia, la banlieue della ville. Affittasi, questa espressione è molto comune negli annunci. Ampio appartamento. Ampio è un sinonimo di grande ed è una parola molto usata negli annunci. Anche in questo annuncio ampio compare più volte. Abbiamo ampio appartamento, ampio soggiorno, camere da letto ampie, eccetera. Termoautonomo significa che il riscaldamento è autonomo.
Que le chauffage est individuel. Voilà. L'alternativa al riscaldamento autonomo è il riscaldamento centralizzato, quindi central in francese. Quindi attenzione, riscaldamento autonomo o riscaldamento centralizzato. La differenza la sapete, in francese è uguale. 130 metri quadrati, quindi MQ significa metri quadrati, mètre carré, composé par, voilà, les pièces vous les connaissez, ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina con ripostiglio, camera da letto, doppio servizio. Allora, il servizio è un sinonimo di bagno, anche se non è molto comune quando parliamo di case. L'articolo, l'annuncio dice così, va bene, ok? E doppio significa double, e quindi che nella casa ci sono due bagni. E poi canone, è interessante, il canone è un sinonimo di affitto, di loyer, è la stessa cosa. E mensili è l'aggettivo che deriva da mese, quindi se mese significa mois, mensile significa mensuel. Ecco il secondo annuncio, annuncio numero 2. Allora, appartamento 45 metri quadrati, affittasi in quartiere di torre, sito al primo piano, arredato e termoautonomo, soggiorno e cucina separati, camera matrimoniale grande, due terrazzi, bagno, cantina, 420 euro, privato, affitta, telefono, eccetera. Allora, va bene, 45 metri quadrati, affittasi in quartiere di torre, il quartiere è una parte di una città. Sito significa situato, quindi che si trova al primo piano. Il primo piano è il premier étage, e per lo stesso meccanismo in italiano diciamo anche secondo piano, terzo piano, quarto piano, eccetera. E questo vale anche per il rez-de-chaussée, perché in italiano diciamo piano terra. Quindi attenzione, abbiamo piano terra, primo piano, secondo piano, eccetera. C'è sempre la parola piano all'interno. Arredato significa meublé, e in italiano c'è anche un altro aggettivo molto comune in questo caso, che è ammobiliato per meublé, quindi potete dire arredato o ammobiliato per meublé in francese. Termoautonomo, soggiorno e cucina separati, camera matrimoniale. Camera matrimoniale è una chambre double, quindi per due persone con un letto solo, normalmente. Due terrazzi, bagno, cantina, 420 euro, privato affitta. Privato significa che la persona che offre, che mette a disposizione la casa, quindi il proprietario della casa, non è un'agenzia, ma una persona comune, una persona normale, diciamo. Ed ecco il terzo annuncio. Allora, Conegliano Centro, a due passi dalla stazione, affittasi spazioso mini appartamento arredato con cucinotto separato ed ampio terrazzo al piano primo di palazzina ben tenuta. Piano interrato, posto auto coperto, ampio parcheggio interno. Riscaldamento centralizzato, 400 euro mensili di affitto, 100 euro mensili di spese condominiali, comprensive di riscaldamento, acqua calda e fredda. Allora, Conegliano Centro, Conegliano è un'altra città, vicino a dove abito io. A due passi significa letteralmente a deux pas, ma significa in francese, corrisponde in francese a tout près de. Voilà, dalla stazione, la gare. Spazioso è un sinonimo di grande o di ampio, che abbiamo visto prima. Mini appartamento significa che l'appartamento è molto piccolo. Arredato con cucinotto. Cucinotto significa, o cucinino anche, avete questa doppia possibilità, significa che la cucina è un petit coin cuisine. Non è una cucina grande, ma è uno spazio più piccolo. Va bene. Piano primo, primo piano, ho detto la lingua degli annunci non è molto corretta spesso. Palazzina significa immeuble,
Oggi non riesco a parlare. Ben tenuta significa bien entretenu, voilà. E il piano interrato, è l'ultima tipologia di piano e corrisponde al sous-sol di un palazzo, di solito, di una palazzina. Posto auto coperto è un sinonimo di garage. In italiano usiamo la parola garage, abbiamo solamente la R, un po' diversa. Anche se in questo caso, secondo me, posto auto coperto significa che c'è un parcheggio, un parking all'esterno della casa che è protetto, protegge, quindi non è veramente un garage all'interno di una casa, del palazzo, ma è all'esterno. Poi parcheggio, parking, questo è semplice. Riscaldamento centralizzato, abbiamo visto prima riscaldamento autonomo e adesso riscaldamento centralizzato. Mensili, spese condominiali sono le charges de copropriété e sono abbastanza comuni negli appartamenti, quindi le spese condominiali sono una parola molto utile quando leggete un annuncio, e comprensive di significa che queste spese includono, che comprendono riscaldamento, chauffage, acqua calda e fredda. Va bene, ok. Bene, questi annunci si riferiscono ad appartamenti per famiglie intere o per dei lavoratori, ma se siete studenti avete bisogno di condividere un appartamento, di partager un appartement con altre persone, con dei coinquilini, i coinquilini che sono le coloc. Voilà. Gli annunci per studenti sono leggermente diversi dagli altri. Ecco due esempi. Allora, stanza singola. Bellissima stanza singola, ampia e luminosa, in appartamento ben arredato e molto pulito, dotato di lavastoviglie, lavatrice, forno, microonde, ferro da stiro, aria condizionata e TV al plasma. Gli abbiamo detto così, sì. Sotto casa, parcheggio, fermata autobus 15, autobus numero 15, e a due passi il tram. Zona molto tranquilla, ben servita e verde. Cerchiamo un coinquilino socievole, simpatico e pulito, rispettoso degli spazi comuni. Allora, stanza singola significa che è una stanza con un letto, quindi una stanza per una persona. D'accordo? Poi, ampia e luminosa quindi c'è molta luce, appartamento ben arredato e molto pulito proprio, questa parola è importante, dotato di chi ha, semplicemente, lavastoviglie e la lave-vaisselle, lavatrice, che è la macchina a laver, forno, four, microonde, voilà, c'est simple, ferro da stiro, ferro a repasser, aria condizionata, condizionée e TV al plasma, voilà. Sotto casa significa sotto la casa, sotto la casa, pas à l'intérieur de l'immeuble, voilà, c'est clair. Parcheggio, un parking, fermata dell'autobus, c'est l'arrêt du bus, e a due passi, encore une fois, a due passi, tout près, il tram. Zona molto tranquilla e ben servita. Ben servita significa che normalmente ci sono molti negozi e che la zona è ben collegata con il resto della città. Quindi è una zona, una bella zona fondamentalmente. Cerchiamo un coinquilino, dunque un coloc, socievole, simpatico e pulito, rispettoso degli spazi comuni. Questa frase penso sia abbastanza semplice per voi. Il secondo annuncio numero 2, da giugno posto in doppia in pieno centro. Libero da giugno, posto in doppia per ragazza, in pieno centro, a 200 euro più poche spese condominiali mensili, comprendenti di riscaldamento e acqua, poco più di 30 euro. L'appartamento da condividere con altre tre ragazze è composto da tre camere da letto, una doppia e due singole, ampia sala con balcone, due bagni,
cucina abitabile con veranda, soffitta e cantina per posto bici, connessione internet wifi, condizionatore, forno e lavatrice, contratto regolare. Allora, un posto in doppia significa che la stanza è per due persone, ma una persona è già all'interno di questa stanza. Se la stanza è per due persone, ma al momento è completamente libera, l'annuncio, diciamo piuttosto stanza doppia, cioè stanza singola per una persona e stanza doppia per due persone. Se c'è un posto in doppia vuol dire che c'è già un'altra persona all'interno e dobbiamo adattarci, diciamo, alla persona che si trova già all'interno. Poi, per ragazza, sono un po' des filles. C'est très commun en Italie. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Da condividere con altre tre ragazze, da condividere a partager, je le répète. Cucina abitabile significa che la cucina include anche una sala da pranzo, è una cucina abbastanza grande, diciamo, voilà. Poi, veranda, soffitta o soffitto e il plafond. Posto bici o cantina per posto bici significa che nella cantina c'è spazio anche per place de place pour un vélo, una bici, una bicicletta. Voilà. Le altre cose sono abbastanza chiare perché in francese sono simili. Bene, la prima parte della lezione è finita. In questo video ho cercato di darvi le informazioni di base per capire i contenuti di un annuncio, ma so che queste informazioni forse non sono sempre sufficienti. Mi dispiace. Ad ogni modo, spero che sia stato utile e ci vediamo nella seconda parte del video. Ciao!